Credo che siamo in linea. Allora, buongiorno a tutti. Sono il dottor Luigi Carloni, sono un dentista generico e come voi mi occupo di odontoiatria in senso generale. Cominceremo adesso una chiacchierata abbastanza informale su cosa significa continuare a fare il dentista oggi che sulla scena è comparso un nuovo ospite, il coronavirus. Però prima di cominciare, fatemi ringraziare l'azienda Euronda che ci ospita e ha organizzato questo evento. Quindi grazie all'azienda, grazie a Silvia, se mi sta ascoltando, è stato veramente un piacere. Quindi, come dicevo, io sono un dentista generico, mi occupo di odontoiatria, vivo e lavoro a Urbino, una piccola città che però è molto conosciuta per diversi motivi. Primo, sul bellissimo Palazzo Ducale di cui andiamo tutti orgogliosi. E poi per essere stata la patria natale del più grande pittore mai esistito, Raffaello Sanzio. Questo è il mecenate che ha permesso di Urbino diventare grande durante il Rinascimento. E per chi non conoscesse Urbino fino in fondo e non sapesse chi è Federico Montefeltro, sicuramente il prossimo personaggio lo conoscete tutti perché è un Urbinate anche lui, nato Urbino un tot di anni fa. Come dicevo, io vivo e lavoro a Urbino con uno studio in cui i miei collaboratori mi aiutano a svolgere tutte le prestazioni di tipo generico. Però, come tutti noi, anch'io ho la mia predilezione per una branca particolare, che è quella chirurgica. Mi piace l'impianto protesi, la chirurgia parodontale. È proprio questa passione che un tot di anni fa, già nel 1990, quando mi affacciavo giovane dentista alla professione odontoiatrica, mi ha spinto a cercare di capire come potessimo prevenire l'infezione crociata e cosa potessimo fare per proteggere noi e i nostri pazienti dal possibile contagio che gli attori nel studio odontoiatrico possono portare tra loro. E c'è una cosa che mi ha colpito nel 90, quando stavo iniziando per l'appunto la professione, questa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie assistenziali pubbliche e private. La conoscete tutti. Perché quella volta mi colpì tanto? Perché mi era stato insegnato a fare dentista in un certo modo e all'improvviso mi sono chiesto, ma perché vengono pubblicate queste norme? Abbiamo bisogno di queste norme, c'è qualcosa di quello che faccio che è sbagliato, mi ha aiutato a mettere in dubbio tutto quello che facevo e cercare di farlo nel modo più corretto possibile. E questa pubblicazione è stata epocale perché ha portato nella nostra professione un concetto, e cioè l'HIV era ciò che all'epoca ci terrorizzava, anni 80-90, se vi ricordate Freddie Mercury è morto nel 91, stiamo parlando di quegli anni per l'appunto, e c'era un grande problema. Non avevamo capacità di capire quali fossero i pazienti che avevano contratto l'HIV, quindi erano contagiosi, ma non dimostravano sintomi, non sapevamo riconoscerli. Per cui è passato il primo concetto, quello che dovevamo proteggerci, è che le nostre precauzioni dovessero essere universali, ciò che vuol dire che qualunque paziente fosse potenzialmente infetto. Per cui abbiamo cominciato a proteggere noi stessi e coloro che lavoravano con noi e siamo passati da protezioni rudimentali efficaci ma molto rudimentali, col tempo qualcosa di più sofisticato e anche più facilmente gestibile. Poi all'improvviso quest'anno compare questo nuovo soggetto sulla scena, il Covid-19. Che cosa sta cambiando il Covid nella nostra professione? Il New York Times, in una pubblicazione di qualche settimana fa, ha fatto una cosa interessante, ha posto i dentisti tra le categorie di lavoratori più a rischio per il contagio da Covid. Allora, di cosa parliamo quindi in questo momento? Come possiamo proteggerci noi dentisti? Dobbiamo rivalutare l'intera protocollazione di quello che facciamo nei nostri studi. Cosa vuol dire protocollazione? Che quando noi facciamo dei protocolli di qualunque tipo, sono una serie di eventi che messi tutti insieme in fila indiana portano a un risultato. Se si spezza un elemento di questi eventi, non otteniamo il risultato. L'esempio classico che si fa continuamente, la nave che vuole riportare a bordo la catena, comincia a ritirare la catena, se la catena si spezza in un qualunque punto nei suoi anelli, noi continuiamo ad avvolgere la catena facendo un lavoro, ma la ancora rimane sul fondo. Il risultato non è raggiunto. Quindi oggi ci concentriamo su, ma posso usare l'FFP2, l'FFP3, posso usare 14 mascherine sovrapposte? Sì, è un pezzo del protocollo, ma il protocollo va calcolato dal suo inizio fino alla fine. Quindi quello che voglio fare oggi è riprendere in mano come si fa la prevenzione dell'infezione crociata nello studio odontoiatrico? È qualcosa che tutti noi facciamo sempre, tutti i giorni, da 30 anni. Facciamo un controllo mentale per se lo facciamo in modo corretto. E poi su questi protocolli che usiamo da 30 anni, che non hanno cambiato validità, guardate bene, l'epatite B, la tubercolosi esistono ancora, e
inseriamo questo nuovo soggetto e andiamo a vedere come questo ha cambiato i protocolli, senza modificare quello che già esisteva. Quindi, andando velocemente, che cos'è l'infezione crociata? È un'infezione che si verifica tra diversi soggetti. In questo caso il paziente, il dentista, come scritto in diapositiva, ma tutti gli operatori, gli assistenti, gli igieniste, donne delle pulizie, tutti sono coinvolti, coloro che girano per lo studio odontoiatrico. E l'infezione crociata dividiamo in tre diverse categorie. Il primo tipo è quella che si sviluppa da paziente a paziente. Come fa? È un contagio diretto o indiretto? E i modi di prevenirlo sono la disinfezione, sterilizzazione e l'igiene ambientale. Cos'è cambiato oggi? È cambiato che è intervenuto il contatto, nel contatto tra paziente e paziente, il distanziamento sociale. Quindi poi andremo a valutare anche questo. Il secondo tipo di infezione crociata è quella che va da dentista infetto a paziente. Il contagio non può essere che diretto. La prevenzione è mettere un muro tra noi e il paziente, i mezzi di barriera. Il terzo tipo, quello che ci mette un pochettino più in ansia oggi, è quello da paziente infetto a dentista. Qui il contagio può essere diretto, quindi nella poltrona mentre stiamo lavorando, indiretto uno strumento sporco, ma in questo caso lo lasciamo un attimo da parte. Quali sono le precauzioni? I mezzi da cui si fa la prevenzione? Si usano mezzi di barriera? La profilassi attiva? Le precauzioni universali? In questo caso la profilassi attiva non esiste, parliamo di che cosa? Mezzi di barriera e precauzioni universali, perché il vaccino per il Covid ancora non c'è. Allora, le precauzioni universali sono un concetto che è nato proprio con la pubblicazione che abbiamo visto all'inizio sulla Gazzetta Ufficiale del 90. Sono ancora valide quelle precauzioni universali? Quali sono? Sono queste cinque: l'istruzione del personale, la chemioterapia dopo esposizione, la profilassi attiva, cioè il vaccino, che ancora non esistono, l'analisi dei protocolli di assistenza, e questi dovremo rivederli profondamente, i mezzi di barriera, e questi li analizzeremo uno per uno e vedremo il loro corretto utilizzo. E il concetto che è nato sempre da quella pubblicazione è: tutti i pazienti vanno considerati come potenzialmente infetti. È vero anche in questo caso? Sì, è vero, perché anche per il Covid esistono quelli che, mi passate un termine scorretto, ma per capirci andare velocemente, è il portatore sano. Cioè è possibile che persone infettate da Covid-2 possano trasmettere il virus prima dello sviluppo dei sintomi. Allora, qui cominciamo un attimo ad alleggerire la tensione. Abbiamo capito che abbiamo dei pazienti che hanno il Covid, ma non sono sintomatici. La domanda è: ma quanti sono i casi realmente asintomatici? Andiamo a vedere la letteratura. La fonte, sotto vedete citate tutte le fonti che abbiamo trovato in questo mese e mezzo di bailam epidemico, pandemico, perdonate. Quindi ci sono pochissimi casi che sono rimasti realmente asintomatici. Sono veramente una rarità. Cioè pazienti che hanno contratto il virus e non hanno mai sviluppato nessun sintomo. Badate bene, non una malattia conclamata da ricovero, parliamo di nessun sintomo. La stragrande maggioranza dei soggetti sviluppa una sintomatologia. Quindi, se noi già riusciamo a individuare i sintomi, e sono tanti di questa patologia, c'è un gruppo di persone che possiamo prendere e mettere da parte. Poi c'è una pubblicazione interessante, vi cito, ma la prendiamo un attimo così con le molle. Il paziente che è entrato in contatto con il coronavirus non è da subito contagioso. È contagioso nei 3 giorni prima in cui sviluppa i sintomi. Quindi, se andiamo per fare una tempistica non corretta, ma per darci dei tempi, se al giorno zero io entro in contatto con il virus e in 14 giorni di incubazione vado a sviluppare i sintomi, dal momento in cui sviluppo i sintomi sono sicuramente contagioso. Nei 3 giorni prima dello sviluppo dei sintomi sono nuovamente contagioso, sono nu sempre contagioso. Questo stringe un pochettino la finestra dei pazienti che si possono presentare nel nostro studio ed essere contagiosi senza saperlo. Allora, il primo obiettivo cos'è? Individuare coloro che hanno sintomi. Questo è l'elenco dei sintomi, non ve lo sto neanche a leggere, sono tanti. Ma se noi individuiamo questi pazienti e a un paziente qualunque che presenti uno di questi sintomi, impediamo l'ingresso in studio, abbiamo già ridotto la popolazione che può causarci problemi, e di tanto. Quindi, questo è un modo assolutamente certo per quanto i nostri pazienti possono riferirci. Perché chiedere, hai avuto cefalea? Magari l'ho avuta 3 giorni fa, poi mi è passato, ho preso una tachipirina, sto bene. È difficile riuscire a stabilire. Bene, non abbiate dubbi. Il paziente si gira su se stesso, esce dallo studio. Quindi, abbiamo pazienti sintomatici e abbiamo pazienti che possono essere asintomatici in un periodo finestra di 3 giorni e anche probabilmente qualcosa di più, non è certo neanche questo. Ma come si trasmette questo Covid? Lo sappiamo tutti, si trasmette tramite la saliva, tossendo, starnutendo, i contatti personali, le
le mani tocchiamo qualcosa di contagioso, poi ce lo mettiamo in bocca, nel naso, negli occhi, cosa che facciamo tutti continuamente, la contaminazione fecale lasciamo un attimo da parte, che ci riguarda molto, molto meno da vicino. Ed è questo che ha cambiato un pochettino i paradigmi, e cioè, dato che la saliva è il mezzo di trasmissione del Covid, addirittura altri studi hanno visto che la trasmissione col sangue è più difficile di quella con la saliva. Pensate, cosa che è il contrario di quasi tutte le altre patologie. Un paziente che starnutisce o tossisce invia fino a un metro di distanza particelle più grandi, che si chiamano droplet, e poi particelle più sottili che possono arrivare a una distanza maggiore, che chiamiamo airborne o aerosol. Che differenza c'è tra i due? Che il droplet ha dimensioni superiori ai 5 micron di diametro, quindi particelle grandi. Quindi come le mettiamo cadono subito al suolo, non ci creano problemi. Al droplet siamo abituati da tanti anni. L'airborne, lo stesso, noi siamo abituati perché facciamo aerosol, ma sono goccioline inferiori ai 5 micron di diametro. Essendo piccoline, rimangono sospese nello spazio e fanno la nuvoletta di Fantozzi. Questo airborne è pericoloso? Allora, è stata dimostrata la presenza del virus all'interno dell'aerosol, quindi sì, potenzialmente pericoloso. Però, in tutte le pubblicazioni esaminate, non è stata dimostrata in nessun caso la contagiosità dell'aerosol. Questo perché? Perché non si può determinare la carica infettante. Che cosa vuol dire? Ricordiamoci sempre che c'è una carica minima infettante per ogni patologia, epatite, tubercolosi, quello che volete. Cioè non basta un singolo virus o un singolo batterio a determinare la malattia, non vi spiego niente di nuovo, ne serve una certa dose. Se non raggiunge questa dose minima, la carica virale o batterica non è infettante, o perlomeno è infettante ma non sviluppa la malattia. Quindi, questa carica minima non è stato dimostrato che vi sia, né che sia infettante. Allora adesso rifacciamo un piccolo passettino indietro. Abbiamo eliminato una popolazione di pazienti che sono sintomatici, non li facciamo entrare in studio. Una popolazione di pazienti che sono asintomatici e in 3 giorni, nel finestra di 3 giorni, possono essere pericolosi per noi. Sono pericolosi per il droplet da cui sappiamo difenderci. Sono pericolosi per l'aerosol di cui non sappiamo neanche se è infettante. Cominciamo un attimo a sgonfiare tutta la paura che abbiamo nei confronti del Covid, che non ci deve portare a dire adesso trascuro con leggerezza alcune regole. Le regole vanno rispettate, ma se rispettiamo le regole, il rischio viene ridotto a zero, non esiste, non esiste il rischio azzerato. Però può essere un rischio ridotto così tanto da diventare non significativo. Quindi, noi l'aerosol lo conosciamo molto bene perché lo produciamo da tanto tempo. Ritornando indietro, adesso, dato che noi produciamo, nel nostro lavoro si producono droplet e aerosol, come ci si protegge da questi due fattori? Ritorniamo al primo tipo di infezione crociata, quella che si sviluppa da paziente a paziente. Fino ad oggi ci siamo preoccupati del contagio diretto, cioè i pazienti, diretto e indiretto, scusate, ma del contagio indiretto o invertito, cioè del contagio che si ha con uno strumento sporco. Del contagio diretto ce ne siamo preoccupati sempre molto meno. Le nostre salite sono affollate, i pazienti si incontrano nel corridoio, noi abbiamo un contatto con loro. Bene, d'ora in poi no, il distanziamento sociale impedisce che due pazienti entrino in contatto. Come facciamo per evitare il contatto paziente-paziente? Allora, prendiamo un flusso che adesso va dall'ingresso del paziente nel nostro studio alla dimissione del paziente nel nostro studio, prendendo sempre in considerazione l'infezione crociata. Quindi, qual è il primo step per evitare che si possa avere questo tipo di contatto? Uno, la segretaria telefonerà al paziente prima che il paziente venga in studio e dovrà fare uno screening chiedendo al paziente se ha avuto i sintomi che abbiamo elencato sopra. Se il paziente li ha avuti, non viene in studio. Non li ha avuti, viene in studio. A questo punto entra in studio direttamente con la mascherina sul viso. La segretaria gli misura la febbre. Se avete un pulsossimetro, usatelo perché uno dei segni anche del coronavirus è la scarsa ossigenazione del sangue, il pulsossimetro ve la evidenzia. Se ha temperatura sopra 37 gradi e l'ossigenazione scarsa, il paziente gira su se stesso e esce. Fin qui siamo a posto? I pazienti non devono toccarsi, non devono entrare in contatto tra loro, quindi pochi pazienti in sala d'attesa, distanze sociali, se possibile, non devono incrociarsi anche nel corridoio. Il paziente viene invitato a lavarsi le mani e poi userà un gel disinfettante. A questo punto il paziente è pronto per entrare in sala operativa, lo mettiamo in poltrona con la sua mascherina, lo facciamo parlare, dopo che ha finito di parlare, gli togliamo la maschera e diciamo adesso cominciamo la terapia. Qui c'è una diapositiva che adesso ve la metto, polemicamente poi la salto subito, facciamo fare lo sciacquo o non lo facciamo fare? Sappiate che qui il mondo si divide in due parti tra chi dice di sì e chi dice di no. Saltiamo direttamente la cosa. Se qualcosa che vi interessa, poi
tra le domande finali di cui risponderò direttamente alla fine, e la riprendiamo un attimo come argomento perché è un pochettino complicato. Quindi il paziente si è seduto in poltrona, vediamo un secondo tipo di infezione crociata. Adesso il dentista, che può essere potenzialmente infetto, che non deve trasmettere niente al paziente. Come fa a impedire questo possibile contagio? Con i mezzi di barriera. Quali sono? Quelli che vedete qui elencati, guanti, mascherine, occhiali, schermi, camici, cuffie. Però nel nostro caso, per il secondo tipo di infezione crociata, è necessario e sufficiente solo l'uso di guanti e mascherine. Allora, attenzione. Non è che poi il resto non serve, lo vediamo nello sviluppo degli altri tipi di infezione crociata, però è per capire e per andare in modo corretto e ordinato, perché se capiamo i principi, poi anche l'utilizzo di quello che facciamo è corretto e ordinato. Allora, guanti e mascherine. I guanti sono una categoria particolare, qui devo fare una premessa. Quando noi prendiamo in considerazione dei dispositivi di protezione, questi possono essere classificati o come dispositivi medici o come dispositivi di protezione individuale. Attenzione, sono due categorie differenti e la legge prevede che un dispositivo o è marchiato in un modo o è marchiato nell'altro, o di M o di P. Tranne i guanti, questi fanno eccezione. Per quale motivo? Perché il guanto è bidirezionale, e cioè permette, impedisce il contagio da operatore a paziente, che è il secondo tipo di infezione crociata, e da paziente operatore, che è il terzo tipo di infezione crociata. Quindi deve sottostare a due diverse classificazioni. La prima è la classe di guanto, e la classe di guanto come dispositivo medico, cioè protezione da medico a paziente, deve essere un dispositivo medicale di classe 1. Allora, va benissimo. Abbiamo mai letto sulla nostra scatola che dispositivo stiamo utilizzando? Perché c'è scritto dispositivo di classe 1, ma non c'è scritto medicale o per uso medicale, stiamo usando i guanti per la donna delle pulizie, del Scona, del supermercato. Non sono guanti ad uso medicale, sono guanti che non proteggono il paziente. I guanti devono essere dispositivi medicali di classe 1, l'ho già detto, devono essere poi come dispositivi di protezione individuale di prima, seconda o terza categoria. E questo è un crescendo di livello di protezione. Attenzione a una cosa, non dimenticate mai le normative perché hanno un senso. La legge 8108, che è quella che disciplina la protezione nei luoghi di lavoro, dice che se un datore di lavoro fornisce ai dipendenti un DPI di terza categoria, deve fornire anche un addestramento specifico al loro uso. D'accordo? Siccome entriamo poi nel gioco dei DPI di terza categoria più avanti, tenete a mente questo e preparate un DVR e preparate anche un addestramento specifico per i vostri dipendenti nel momento in cui ritorneremo a lavorare, si presume dalla prossima settimana o perlomeno si spera. Quindi, nella classificazione dei guanti, la classe è guanto di classe 1, il pacco da 100, che sono guanti non sterili, non invasivi o invasivi in orifizi naturali. La bocca è un orifizio naturale, in modo temporaneo. Temporaneo vuol dire che la durata del guanto non può essere inferiore a 60 minuti. Quando parliamo di livello minimo, e qui vale per tutti i dispositivi che accennerò più avanti, il minimo è il minimo. Poi possono durare 12 ore quei guanti, ma comunque per la classificazione che hanno non meno di 60 minuti. Quindi tenete sempre presente che è il minimo di cui si parla. Esiste lo stesso guanto in versione sterile, poi c'è il guanto di classe 2, che invece è il guanto chirurgico invasivo in orifizi non naturali, cioè abbiamo inciso con un bisturi, aperto una pancia, dentro quella pancia, che è un orifizio non naturale, dobbiamo andare con dei guanti di classe 2, possibilmente la 2A sterile. D'accordo? Quindi i guanti, come abbiamo detto, danno una protezione bidirezionale, proteggono nel caso specifico che stiamo facendo. Ricordo, prevenzione crociata di secondo tipo da operatore a paziente, protegge sicuramente il paziente, protegge sicuramente l'operatore. È ovvio che i guanti sono monouso, qualcuno non pensa, magari ha pensato di riutilizzarli o sterilizzarli. Le normative a cui devono rispondere la UNIEN 455 sono le specifiche tecniche per la normativa CE, la 374 dalle specifiche di resistenza, caratteristiche di resistenza del guanto. È un concetto importante anche quello che vi dirò fra un secondo, e cioè quando noi andremo a sviluppare la catena di protocollo per la prevenzione dell'infezione crociata per i prossimi passaggi,
È fondamentale che non focalizziamo, come sta accadendo in questi giorni, io uso la mascherina, io uso il respiratore facciale, io uso lo scafando per proteggermi, e poi quando andiamo a togliere il guanto lo facciamo nel modo scorretto, perché il guanto è sicuramente la cosa più contaminata che abbiamo. Se lo togliamo nel modo scorretto e contaminiamo quello che era pulito di sotto e non ce ne accorgiamo, abbiamo speso tantissimo tempo, tantissimo denaro, perché oggi i dispositivi di protezione individuale costano tanto, per poi ottenere risultato zero, perché abbiamo sbagliato a togliere il guanto. Quindi il guanto va tolto nel modo corretto. Addestrate i vostri dipendenti a togliere i guanti nel modo corretto. Passiamo ora alle mascherine, che sono un altro dispositivo medico che serve sempre nell'infezione crociata di tipo 2. La mascherina chirurgica, quella che abbiamo usato fino ad oggi, è un dispositivo medico, non è un DPI, non è certificato come dispositivo di protezione individuale. E quindi sono sempre due concetti diversi. Perché è un dispositivo medico? Il dispositivo medico è quello che protegge l'operato dall'operatore. Quindi la mascherina è certificata nel senso della espirazione. Quindi impedisce che il mio parlato, le mie goccioline di saliva, mentre opero qualcuno, possano contaminare il campo operatorio. Quindi sono normate la normativa europea N14683, che dice che abbiamo una mascherina chirurgica di primo tipo in cui l'efficacia di filtrazione batterica è superiore al 95%, un secondo tipo superiore al 98%, R vuol dire che questa mascherina è resistente ai fluidi, cioè è resistente a uno schizzo di sangue artificiale lanciato con una pressione di 120 mm di mercurio. Le mascherine chirurgiche quindi non vanno bene come protezione dell'operatore? Sì, perché è vero che sono dispositivi medici, ma comunque il senso della filtrazione è di nuovo bidirezionale. Quindi io non emetto in nessun modo qualcosa di nocivo per il paziente, ma anche quello che il paziente emette viene filtrato prima che io lo respiri. Quindi l'OMS ha pubblicato questo schema che vi riporto, in cui è scritto che se il paziente fa prestazioni, è soggetto a prestazioni che prevedono droplet ma non aerosol, va usata la mascherina chirurgica. Se invece è prevista la generazione di un aerosol, allora va usato un respiratore facciale, cioè un N95 o un FFP2. Quindi la distinzione è fondamentale tra prestazione droplet e prestazione aerosol. Poi entriamo sempre più nel dettaglio, andiamo sempre un gradino avanti. Quindi la mascherina, intanto, ricordando quella chirurgica, deve avere queste caratteristiche. Deve avere un'efficienza di filtrazione batterica che si chiama BFE, che spesso mette in confusione molti perché dice che filtra particelle, anzi carica batterica, di diametro superiore ai 3 micron. E tutti voi vi chiedete: diamine, ma questo virus ha una dimensione che sta tra i 100, 120, 150 nanometri, cioè 0,1 micron, siamo perduti? No, c'è poi l'efficienza di filtrazione del particolato, che è il PFE, che filtra le particelle. Il virus rientra nella categoria particelle. E di nuovo la normativa dice che le particelle di diametro inferiore a un micron devono essere filtrate, ma possono essere anche più piccole. Tant'è che se voi andate a leggere sulle vostre schede tecniche delle vostre mascherine chirurgiche, troverete che al 99% c'è scritto filtrazione 0,1 micron, e cioè, guarda caso, proprio il diametro del coronavirus. Poi devono garantire una resistenza a penetrazione dei liquidi. E devono garantire una pressione differenziale, cioè il delta P, la differenza di pressione che c'è da davanti alla mascherina, a dietro, che sia efficiente e non dia un affaticamento respiratorio. Perché questa cosa è particolarmente importante? Perché quando arriviamo ai respiratori vedremo che è il problema dei respiratori. Questa è una cosa fondamentale. Di nuovo nel protocollo, ricontrollate sempre tutto. Mettere una mascherina in modo non corretto trattiene meno del 70% dei virus. Metterla in modo corretto ne trattiene il 95%. La differenza è abissale, soltanto nel modo in cui l'avete indossata. Quindi, nel tipo, secondo tipo di infezione crociata, e lo chiudiamo qui, la protezione dal dentista verso il paziente come riguarda? Che tipo di vestizione è? Guanti, mascherina, cuffietta per proteggere la caduta dei capelli, in questo caso anche uno schermo non necessario, ma poi lo vediamo nel terzo tipo, per cui vestiamo direttamente anche lo schermo. Secondo tipo di infezione crociata l'abbiamo fatto. Noi non trasmetteremo niente al nostro paziente. I pazienti, dobbiamo farglielo capire correttamente, possono venire nei nostri studi in modo assolutamente tranquillo. Adesso però c'è il terzo tipo di infezione crociata, è quello che mette in ansia me. Infezione crociata in cui il paziente, che è potenzialmente contagioso,
trasmette il suo contagio al dentista. Questo può essere fatto in modo diretto, abbiamo detto, quindi quello alla poltrona, al lito odontoiatrico, o in modo indiretto con uno strumento sporco, sto lavorando con un bisturi di taglio. Lasciamo un attimo perdere questo, quello succede con qualunque patologia. Però, in questo caso, per interrompere il contagio diretto, cosa devo mettere in atto? Profilassi attiva? Non ce l'ho a disposizione. Precauzioni universali? Li abbiamo già visti prima, assolutamente tutte. Mezzi di barriera anche in questo caso. Li abbiamo già messi in atto nel secondo tipo di infezione crociata. Nel terzo, che cosa cambia? Cambia questo, l'abbiamo già detto nel meccanismo di infezione del virus, e cioè il virus è in grado di infettare sicuramente attraverso il droplet, queste goccioline superiori a 5 micron di diametro. E poi possiamo avere il contagio anche attraverso l'aerosol, queste goccioline inferiori a 5 micron di diametro. Noi produciamo aerosol e quindi è importante che cominciamo a distinguere le prestazioni in presenza di aerosol con le prestazioni in assenza di aerosol. E non a caso qui abbiamo scritto O con diga di gomma. Andiamo a analizzare adesso le prestazioni in assenza di aerosol. Può essere una prima visita, un controllo, la ricementazione di una corona, quello che volete voi. Che cosa deve indossare l'operatore, cosa deve indossare l'aso? Deve indossare il camice, è ovvio, una cuffia, mascherina, visiera, occhiali protettivi, guanti. Vedete qualcosa di diverso da quello che avete fatto negli ultimi 50 anni? No, non c'è niente di diverso. Cioè, la nostra vestizione e la nostra protezione, nostra nei confronti del paziente, nostra dal paziente, quindi entrambi i tipi di infezione crociata, è necessario e sufficiente che sia fatta con gli stessi mezzi che abbiamo utilizzato fino ad oggi. La stessa mascherina chirurgica è protettiva perché protegge dal droplet. Ci sarà comunque uno schermo davanti che protegge il droplet, le protegge sia la mascherina in questo caso che anche gli occhi, perché il contagio può venire anche attraverso la congiuntiva, l'abbiamo sempre visto all'inizio. Quindi non dovete fare niente di diverso, ricordatevi soltanto che l'igiene delle mani è fondamentale, quindi prima di mettere i guanti e dopo aver tolto i guanti fate il lavaggio delle mani. I vostri guanti devono avere una QL di almeno 1,5. Cos'è la QL 1,5? Significa il livello minimo di accettazione di qualità. E cioè viene fatto un prelievo a campione nella scatola da 100 guanti, ci deve essere meno di un guanto 1,5 fallato per ogni lotto di campione. Se il lotto di campioni mostra più guanti fallati, la QL non è sufficiente, dovete mettere via il lotto di campioni, il campione che avete analizzato. A questo punto parliamo un attimo della diga. Ci stiamo fasciando la testa tantissimo nel cercare dispositivi di protezione individuale che sono anche difficili da reperire in questo momento. Vediamo le famose maschere facciali. Questo semplice telino di gomma, che per fortuna ha un costo francamente decisamente accettabile, riduce tantissimo l'aerosol contaminante, tanto da potersi dire che una prestazione effettuata sotto diga è una prestazione senza aerosol. Quindi la nostra seconda classe di stalle sul 36, se è fatta senza diga, è una prestazione con aerosol e richiederà tutto quello che vedremo da qui in avanti. Se invece una prestazione effettuata con diga è una prestazione senza aerosol e quindi prevede quello che abbiamo già visto, la vestizione normale. Quindi rischiamo, e qui è una preghiera, perché le aziende ci dicono che ancora sono tanti dentisti che non usano la diga. Questo adesso è un errore fondamentale. Per non voler utilizzare un telino con un costo decisamente contenuto e altamente protettivo nei nostri confronti, più della FFP2, noi andiamo a spendere cifre che diventano importanti per proteggerci da prestazioni con aerosol che avremmo potuto trasformare in prestazioni senza aerosol. Quindi, per ora, la causa della diga di gomma, mi raccomando, deve diventare lo strumento quotidiano anche da coloro che ancora non lo utilizzano. In presenza di aerosol invece che succede? E cambia, perché abbiamo detto, stiamo tranquilli, non sappiamo neanche se l'aerosol è contagioso. Il paziente che è sicuramente contagioso l'abbiamo già eliminato all'origine perché aveva dei sintomi, non l'abbiamo fatto entrare in studio. E quindi abbiamo soltanto quei 3 giorni di periodo finestra in cui il paziente non ha sintomi e può essere contagioso. 3 giorni nella vita di un paziente. Statisticamente il rischio si è già ridotto. Lo riduciamo ancora. Cerchiamo di ridurre le prestazioni con aerosol sotto i 15 minuti di produzione continua di aerosol, perché sopra 15 minuti aumenta il livello di rischio, e qui purtroppo le igieniste hanno un livello di rischio superiore al nostro, su questo non c'è dubbio. Per quello che riguarda invece dentisti e assistente, che cosa dovremmo utilizzare?
la nostra normale vestizione, però con due modifiche. Sopra il camice dovremo mettere un sovracamice e dovrà essere in TNT di terza categoria a manica lunga, e invece della mascherina chirurgica dovremo mettere una maschera facciale FFP2 o superiore. Io ho scritto senza valvola, poi in realtà oggi trovate quello che trovate. Se avete trovato la FFP2 con valvola, non è che adesso dovete buttarla via, però sapete tutti che nel senso dell'espirato non protegge, quindi bisogna lavorare con una mascherina chirurgica al di sopra. Quindi la nostra vestizione cambia e cambierà anche la nostra svestizione perché diventa più complicata. Scusatemi. Quindi andiamo a vedere una cosa. Abbiamo fatto un passaggio, a parte mettere, scusate, il camice in più sopra in TNT, abbiamo fatto un passaggio in cui siamo passati da un dispositivo medico, che è la mascherina chirurgica, che comunque protegge, ok? A un DPI, che invece è la mascherina di filtrazione facciale, la famosa FFP2. La prima è un dispositivo medico, la seconda è un dispositivo di protezione individuale. Rispondono a normative diverse e hanno funzioni diverse. Quali sono le norme? Prima abbiamo visto quelle delle mascherine chirurgiche, adesso vediamo le norme delle mascherine dei respiratori facciali. La normativa europea è quella che vedete scritta, la 149/2009, la N. Questa deve essere stampigliata sulla mascherina. Se trovate questa stampigliatura, risponde alla normativa europea. Poi ci sono altri tipi di stampigliatura che vediamo. Quindi la normativa europea prevede tre tipi di respiratori facciali. L'FFP1, non lo prendiamo in considerazione, non è efficiente. L'FFP2 che filtra il 94% delle particelle. L'FFP3 che filtra il 99% delle particelle fino a 0,6 micron di diametro. Che differenza c'è tra la 2 e la 3? Che la FFP2 filtra il 94 e la 3 il 99. Che significa filtra? È la differenza di aderenza sul viso. Mi spiego. La mascherina chirurgica, togliamoci un qualcosa di sbagliato dalla testa, la mascherina chirurgica e il respiratore facciale hanno più o meno la stessa capacità filtrante, cioè sia la mascherina chirurgica che la FFP come qualità di filtro filtrano più o meno le stesse cose, sono in grado di fare la stessa cosa. Qual è il problema? Che in presenza di aerosol, se io metto la mascherina chirurgica, oltre a respirare attraverso la mascherina, io respiro anche ai lati della mascherina. Quindi filtrerò una parte dell'aerosol, ma una parte la respirerò senza filtrazione. Invece il filtrante facciale aderisce al viso e quindi tutta la respirazione avviene attraverso la mascherina. Al 95% con la FFP2, al 99% e oltre con la FFP3. Quindi, in presenza di aerosol, è fondamentale che tutta la mia respirazione avvenga attraverso la maschera facciale. E qui la domanda che si pone è: ma se io posso usare una FFP2 per tutte le prestazioni, perché non uso sempre questa e rinuncio alle chirurgiche? Uno, i costi, li conoscete tutti. Non è economicamente accettabile lavorare sempre con una FFP2. Il paziente pagherebbe troppo. La seconda cosa è provate, se non l'avete ancora fatto, a mettere una FFP2 in viso. Io l'ho fatto, ci ho lavorato 2 ore al computer, quindi sforzo fisico praticamente zero. Dopo 2 ore di lavoro al computer ero in affanno. Ho misurato la saturazione di ossigeno e ero sceso sotto il 95%. Quindi è pesantissimo lavorare con una FFP2. Pensare ai medici nei reparti Covid che ci lavorano 8 ore, non sono solo eroi perché lavorano in quelle condizioni, ma perché lavorano con questo tipo di mascherine. Quando tornano a casa il mal di testa è il minimo. Quindi la FFP2 non è una mascherina che può essere usata 8 ore al giorno di lavoro. Non va bene per noi, perché comunque non è igienico, non va bene per i dipendenti, di cui farò degli accenni anche questo, oggi diventa particolarmente importante la protezione. Quindi il dipendente non può lavorare con la FFP2 8 ore. Il medico del lavoro non sarà mai d'accordo con questa impostazione. Quindi dobbiamo già dividere all'origine prestazioni con aerosol e senza aerosol, anche per cercare di alternarle e utilizzare certi tipi di protezione alternati con altri tipi di protezione. Per rimanere sulle maschere di protezione, abbiamo quelli con valvola senza valvola. Quelli con valvola sono più comodi da portare, perché quando espiriamo, l'espirato esce dalla valvola, a questo punto esce calore e umidità ed è più confortevole, però non abbiamo protetto il paziente. Quindi, se abbiamo trovato mascherine con valvole, quelle abbiamo, non allarmiamoci, mettiamo però la mascherina chirurgica sopra, che essendo un dispositivo medico, impedisce all'espirato di arrivare al paziente.
A questo punto è un po' complicato respirare con la mascherina, però due mascherine sono un po' difficoltose da tenere in sede. Queste sono le normative che dovete trovare quando guardate le mascherine. La FFP2 è la normativa europea, la 1492/2009, poi c'è la normativa statunitense che è la N95, filtra uguale all'FFP2, sono tutte uguali queste. La Cina le marchia KN95 o GB2626, la Corea del Sud le marchia KF94. Hanno tutte capacità filtrante tra il 94 e il 95%. La N99 statunitense e la FFP3 europea filtrano almeno il 99%, fino ad arrivare per le N99P, che sono quelle che addirittura filtrano i vapori del petrolio che va a fuoco, quelle filtrano al 100%. Con quelle non si respira proprio. L'altra cosa che dobbiamo prendere in considerazione, fino ad oggi l'abbiamo usata, non l'abbiamo usata, e adesso invece andrà usata sempre, sia per il droplet che per l'aerosol, è una protezione per gli occhi. Che poi sia uno schermo o siano degli occhiali, ve lo scegliete. Portate già occhiali, avete gli occhiali ingrandenti. L'unico problema si sviluppa per coloro che portano il caschetto. Io porto il caschetto e per fortuna un amico che si ingegna tantissimo, di cui ringrazio per le idee, il dottor Angelo Baleani di Osimo, che oltre a inventare grandissimi strumenti chirurgici, ha inventato un modo per mettere la visiera sugli ingranditori. È fenomenale come sempre, grazie Angelo, sei veramente sempre un amico. In più abbiamo visto che nel mettere i camici, i sovracamici, questi devono avere dei requisiti, anche loro devono avere requisiti. La norma è la N13795. Lo scopo di questa norma è di dirci che questi teli e questi camici rispondono a determinate caratteristiche. Prima di tutte, e la vedete nella piccola fotografia, sono idrorepellenti. Ora, in questo periodo in cui è difficile trovare i camici, qualcuno propone camici in cotone idrorepellente. Vanno bene, però attenzione, il camice in cotone idrorepellente è stato trattato con una sostanza che lo rende tale. Dopo un tot di lavaggi questa sostanza sparisce, quindi attenti a quello che utilizzate. D'accordo? La normativa per adesso è una normativa. I consigli che l'ANDI ci ha dato con il suo DVR per ora di usare i camici in TNT. Cosa significa TNT? È il tessuto non tessuto. Vuol dire è un tessuto che non ha un ordito e una trama che si intrecciano come fa il cotone, per esempio. Le fibre del tessuto sono completamente irregolari, non sono ortogonali tra loro. Con questo tessuto vengono fatti i camici che tutti conosciamo, possono essere fatte le cuffiette, scegliete il modello che vi piace di più, purché in qualche modo vi proteggiate. A questo punto il nostro paziente ha finito la prestazione, si rimette la sua mascherina, si alza e va in segreteria. Anche la segretaria deve essere protetta e anche il contatto tra segretaria e paziente deve essere limitato. Come facciamo? La prima cosa, mettiamo una barriera anche tra la segretaria e il paziente, quindi uno schermo in plexiglass può essere ottimale. Questo anche per non andare a far girare la segretaria con uno schermo, per esempio. Il paziente deve avere la mascherina in sede, la segretaria utilizzerà dei guanti, avrà anche lei la mascherina, utilizzerà dei guanti. Nel momento c'è il passaggio di documenti, denaro, posto, quello che volete, attraverso il plexiglass. Quindi quando tocca qualcosa che gli è posto dal paziente, anche se all'origine lui si è disinfettato le mani quando è entrato, comunque il denaro è sporco, il bancomat è sporco, il POS è sporco. La nostra segretaria userà i guanti, userà poi un gel disinfettante e poi getterà via il guanto. E in sala operativa che succede nel frattempo? Cambia il riordino della sala operativa prima e dopo l'arrivo del Covid? No. E cioè, abbiamo, è vero, il droplet, ci siamo già protetti, abbiamo già fatto tutto quello che c'era da fare. Abbiamo l'aerosol, ma l'abbiamo sempre avuto, non è che a gennaio non c'era l'epatite, tanto più non c'era la tubercolosi. Cioè, e torniamo coi piedi per terra, abbiamo paura del Covid, ricordatevi che la tubercolosi è nell'aerosol. L'aerosol è infettante, resiste nell'ambiente alcune settimane, ogni anno fa 4.000 nuovi contagiati. E il periodo finestra da quando il paziente viene contagiato con la tubercolosi a quando sviluppa i sintomi può arrivare a 5 anni. E in questo periodo il paziente è contagioso e non sa di esserlo. Quindi, se non abbiamo dimenticato questo, di tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi, oggi il Covid ha un vantaggio rispetto agli altri, uno svantaggio anzi direi rispetto agli altri agenti infettanti. Ha una labilità, una capacità di resistere a disinfettanti, quello che facciamo che è praticamente nulla. Quindi, se eravamo in grado di uccidere epatite, tubercolosi, legionelle, tutto quello che volevamo, ancora di più siamo in grado di uccidere questo benedetto virus. Questo
Quindi che cosa dobbiamo fare? Due cose. La prima, come l'assistente si alza, apre la finestra e arieggia la stanza. Abbiamo risolto il problema al risolto. Volete comprarvi dei dispositivi di sanificazione della stanza, dall'ozone, disinfettante, quello che volete? Fate come credete. Accertatevi, uno, che non siano tossici per voi e per il vostro personale. Due, contattate il vostro medico del lavoro per sapere se potete utilizzarli. Tre, se abbiamo stabilito che il disinfettante che funziona per il Covid è l'alcol, spruzzare l'alcol per la stanza e poi magari fumare una sigaretta non è il massimo, visto che potete saltare per aria, sto scherzando ovviamente, però ecco, se volete comprare un sanificatore per la stanza, concordatelo con il vostro medico del lavoro, perché tutto quello che viene utilizzato può essere tossico, per il dipendente e anche per noi. Quindi, se risolviamo il problema aerosol aprendo la finestra 5 minuti, voi fate quello che volete, io apro la finestra 5 minuti. E i nostri dipendenti come riordinano? In modo molto semplice, fanno esattamente quello che facevano prima. Mantengono addosso i dispositivi di protezione individuale, radunano il materiale e lo portano in sala di sterilizzazione. A questo punto entriamo di nuovo nel primo tipo di infezione crociata. L'abbiamo vista all'inizio per il contagio diretto, cioè distanziamo i pazienti. Adesso vediamolo per il contagio indiretto. Perché il paziente può infettare sia l'assistente sia un altro paziente attraverso uno strumento in cui la sterilizzazione non è stata condotta in modo corretto. Questo è un errore madornale, di nuovo un anellino che si rompe. Abbiamo fatto tanto, speso tanto per proteggerci da un aerosol e poi andiamo a cadere, come si dice, nel protocollo di sterilizzazione perché non lo conduciamo nel modo corretto. Quindi, uno, i disinfettanti. Quale devo usare per il riordino della stanza? Quello che volete, quello che avete sempre utilizzato. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che però sul Covid è particolarmente efficace l'alcol etilico al 70%, l'ipoclorito di sodio allo 0,5%. Siccome per ora non esistono disinfettanti certificati per il Covid, il consiglio è andate a vedere anche sul vostro disinfettante, nell'elenco dei microrganismi che uccide, se è previsto il Covid, il 299E, che sarebbe il coronavirus di test per i disinfettanti. Cioè tutti i disinfettanti per coronavirus vengono testati sul coronavirus 299E. D'accordo? Quindi, fatta, o non ho parlato di film, di barriere, di pellicole tipo domo o altro perché le do per scontate. Quindi il disinfettante, le pellicole, tutto il resto sono fatti esattamente come erano fatti prima nella stanza operatoria, non dovete fare niente di più. Adesso però facciamo un'altra cosa, contorniamo il processo di sterilizzazione, che è un processo che l'ISPES ha messo in fila come linea guida e che porta alla distruzione di qualunque patogeno, i precedenti e anche il coronavirus. È un processo, cioè comincia con una fase e per poter arrivare alla fase finale, che è lo stoccaggio di materiale sterile, deve passare attraverso questi passaggi obbligatori e devono essere fatti in modo corretto. Quindi rivediamoli un attimo, perché adesso dobbiamo proteggere la nostra dipendente che fa questo processo, dobbiamo proteggere noi stessi e proteggere il prossimo paziente. Quindi si comincia con la decontaminazione e disinfezione. Di cosa si tratta? L'assistente prende gli strumenti e fa quello che fa già tutti i giorni nei nostri studi, li mette a bagno in un liquido disinfettante prima di fare qualunque altra manipolazione. Oppure, invece che bagno in liquido disinfettante, li mette in termodisinfettore. Attenzione, guardate sotto, titolo 8, decreto legge 8108. Questo deve essere molto, ma molto chiaro. Questo passaggio, la decontaminazione, non è fatta per rendere più efficiente la sterilizzazione. Questo passaggio è fatto per proteggere i nostri dipendenti. Lo prescrive l'8108, di nuovo la legge sulla protezione dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Perché protegge il dipendente? Perché è ovvio che quando poi andrà a fare le fasi successive, la detersione, l'asciugatura, il confezionamento, lavorerà su strumenti che già hanno avuto un grande abbattimento di carica infettante, qualunque sia l'infettante, perché sono stati 30 minuti a bagno nel disinfettante. Quindi l'assistente li riprende, li maneggia e a questo punto il rischio diventa del maneggiamento, ma l'abbiamo già ridotto tanto. Cosa deve fare quando li ritoglie? Li deve sciacquare, farà un lavaggio per togliere tutto lo sporco che c'è in superficie, lo può fare manuale, lo può fare con gli ultrasuoni, lo può fare col termodisinfettore, è una scelta. È ovvio che alziamo il livello di rischio, passando dal termodisinfettore scendiamo verso il manuale. Perché? Perché adesso qui nella fotografia vedete pulire uno specchietto.
Provate a pensare a una lama di bisturi fisso, un Kirkland, un Goldman Fox e capite che maneggiare quel tipo di strumento, lavarlo e asciugarlo è diverso dallo specchietto, ma anche lo stesso specillo. Quindi, se lo fate con gli ultrasuoni, sicuramente avete un'ulteriore protezione per l'assistente che sta facendo il lavoro di sterilizzazione. Se lo fate in termodisinfettore, proprio vi disinteressate di tutto, il prodotto che esce è già pronto per essere imbustato. Ovvio che un controllo manuale va fatto. Per cui nella nostra filiera di sterilizzazione potete usare il metodo manuale e va bene. Il mio consiglio è, se volete fare un investimento, e qui lo dico per l'Eronda che ci sta ascoltando, vi dovete almeno 3 milioni di euro perché aumenterò le vendite, e il termodisinfettore, investite su questo, perché evita assolutamente in modo prevedibile la possibilità che il nostro dipendente si ferisca con gli strumenti. È un sistema di protezione indiscutibile. A questo punto abbiamo fatto l'asciugatura manuale ad aria meccanica, ad aria vuol dire con l'aria compressa, immaginate gli schizzi che riceve il vostro dipendente che quindi deve avere guanti, mascherina e occhiali o schermo quando fa i processi di sterilizzazione e poi passiamo al confezionamento. Anche qui attenzione alla sigillatura, tutti noi utilizziamo accoppiata carta polimerico per fare la sigillatura, la normativa che lo regola è la 868-1.5. Qui non cambiamo niente di quello che abbiamo sempre fatto, controllate che siano massimo la busta sia riempita massimo per i tre quarti del volume, che ci sia un indicatore chimico di avvenuta sterilizzazione. Attenzione, questo indicatore di classe 1 vi indica che ha avuto calore quella busta, ha subito un processo di calore, tant'è che vi cambia anche sotto la sigillatrice. Non dice che lo strumento è sterile, questo è ovvio, però vi dice se quel pacco è andato in autoclave oppure no, ve lo rimette in mente. Il materiale deve essere pulito, deve essere integro, deve essere asciutto. Tutto quello che già sappiamo non è cambiato. Andiamo a questo punto in sterilizzazione. E qui cosa usiamo? L'autoclave. A prescindere da come deve essere disposto il carico in autoclave, l'autoclave deve rispondere a certi requisiti. E le nostre autoclavi non sempre sono controllate come dovrebbero. Quindi qui torniamo un attimo a fare tutto il piccolo, protocollino solo per l'autoclave. Intanto una cosa che crea spesso confusione, me lo sento molto dire, io ho un autoclave di classe D. Vi do una delusione, non esiste l'autoclave di classe D. Esiste l'autoclave in grado di fare cicli di tipo B, N o S, secondo la normativa 13060 del 2005, che è la normativa che riguarda le sterilizzatrici di piccolo volume, cioè quelle con un volume inferiore ai 30 litri. Quindi il ciclo di tipo B è quello che è in grado di fare, di sterilizzare qualunque tipo di prodotto voi mettete in autoclave, i cavi, i porosi, i tessili, gli imbustati. Il ciclo N è quello che trovate nell'autoclave che vi dice ciclo rapido, strumenti non imbustati, non prevede neanche l'asciugatura, è un ciclo che non può essere il ciclo standard, perché sterilizza lo strumento ma non lo lascia sterile, imbustato. Quindi è un ciclo che ha la sua motivazione, spesso viene utilizzato, però è un ciclo di riserva, diciamo così. Il ciclo S è un ciclo che è specificato dal produttore, quindi questa cosa la potete fare, quest'altra no, questa si sterilizza, questa meno. È obbligatorio sostanzialmente oggi che le nostre autoclavi possono fare cicli di tipo B, quindi quelli a vuoto frazionato. Adesso abbiamo un problema. La sterilizzazione, secondo la normativa UNIEN 556, è definita un processo speciale. Che cosa vuol dire? Che non si può testare il prodotto finito. Cioè, se io apro una busta per vedere se il materiale è sterile dentro, io non saprò mai se quello che trovo sul materiale non è stato sterilizzato o ce l'ho portato io al momento dell'apertura della busta. Quindi non posso fare un controllo sul prodotto finito. Non potendo fare questo, bisogna validare il processo e quindi usare dei test di controllo che vanno dalla strisciatina che l'autoclave vi manda, che sia su carta, supporto digitale, non ha importanza. Ai test di funzionamento dell'autoclave, ai test che vanno fatti di controllo prima dell'autoclave. Quindi, cosa abbiamo come test di controllo dell'autoclave? Quello di funzionamento, i test di controllo di avvenuta sterilizzazione, le convalide periodiche. Se non facciamo questo, abbiamo fatto tanto, speso tanto, investito tempo e denaro, un assistente in sterilizzazione per ore e poi il prodotto che esce non è sterile? Non esiste. Quindi, cosa va controllato? Questi sono i test che vanno fatti e li prendiamo uno per uno. Il primo è il vacuum test, è il più semplice. Testa la capacità dell'autoclave di fare il vuoto. Domanda: ogni quanto va fatto? Risposta: tutte le mattine, ogni volta che accendete l'autoclave.
perché se l'autoclave non è in grado di tenere il vuoto, perché magari si è semplicemente rovinata la guarnizione dello sportello, a questo punto tutto quello che è dentro uscirà non sterile. Quindi, quando si accende l'autoclave la mattina, si fa il vacuum test. Secondo test, l'Helix test, a cosa serve? Testa la capacità dell'autoclave di fare il vuoto in un prodotto cavo. Quindi, lo vedete nella fotografia di destra, è un tubino di 50 cm arrotolato su se stesso. In cima è sigillato un verificatore di cambio di temperatura, tempo e pressione, che sono i parametri dell'autoclave, 134 gradi, 3 minuti per 2 atmosfere. Se l'autoclave risponde a queste caratteristiche, è in grado di arrivare con queste caratteristiche in fondo al tubino di 50 centimetri, è in grado di sterilizzare qualunque corpo cavo del nostro studio. Quali sono i corpi cavo del nostro studio? Le turbine, gli aspiratori chirurgici di metallo. Ci arriva sicuramente all'interno a sterilizzarli. Quando va fatto l'Helix test? La normativa dice va fatto ogni qualvolta voi prevediate di fare un ciclo per corpi cavi. Ok, noi facciamo cicli per corpi cavi tutti i giorni per sterilizzare turbine, quindi l'Helix test va fatto tutte le mattine. E qui, a buon intenditor, poche parole. Se io non sterilizzassi le turbine, ma penso che chi mi ascolta non esista che non sterilizza le turbine, e non faccio neanche l'Helix test. Ora, non avere l'X test è la dimostrazione lampante ad un controllo che non sterilizzate la turbina. Chi vuole sentire, senta. Il terzo test è il test di Bowie-Dick, e cioè indica la capacità dell'autoclave di arrivare a sterilizzare un corpo poroso e un pacco con un indicatore di sterilità al centro. Se questo vira di colore, l'autoclave può sterilizzare corpi porosi. Quando va fatto? Quando abbiamo intenzione di sterilizzare un corpo poroso. Ora, nel mio studio corpi porosi non si sterilizzano praticamente mai, perché usiamo monouso sia per le grazzine che per i camici o che altro. Quindi se io non lo uso mai, allora ogni quanto lo devo fare? Almeno una volta al mese, perché così comunque controllo che l'autoclave sia efficiente in ogni caso nell'effettuare i carichi porosi. Quindi, se decido di sterilizzare un camice, cosa che da oggi in avanti diventerà più probabile nei nostri studi, attenzione a sterilizzarli perché non tutti sono sterilizzabili. Ecco, se diciamo di sterilizzare per esempio un camice, dobbiamo fare prima il Bowie-Dick test. Se invece non sterilizziamo camici, allora Bowie test almeno una volta al mese. E qui attenti di nuovo. La protocollazione è importante, poi faremo un accenno alla tracciabilità. Se io decido di sterilizzare un camice e domani mi arriva un paziente che mi dice: dottore, io ho preso il Covid nel suo studio e io ho sterilizzato i camici e non ho i test di Bowie-Dick. Date le chiavi dello studio al paziente, chiude lui, lo rivende e voi smettete di lavorare. Questo lo dico da medico legale con 25 anni di esperienza. I pazienti non hanno sempre ragione, anzi hanno quasi sempre torto, grazie al cielo. Però comunque la voglia di darci fastidio, oggi che avranno meno disponibilità economiche e più facilità di aggredirci, secondo me andrà aumentando questa voglia di cercare denaro da qualche parte e noi siamo dei soggetti facilmente aggredibili. Poi siamo in grado di difenderci e ne usciamo quasi sempre vincitori. Però attenzione, non fateli aggredire. Quindi tenete traccia di tutto quello che fate. I test di controllo quali sono? L'indicatore di sterilizzazione e il test biologico. L'indicatore di sterilizzazione è la vapor line, che cambia colore solo se sono rispettate le tre situazioni di tempo, temperatura e pressione. 134 gradi, 3 minuti, 2 atmosfere. Se uno di questi parametri non è rispettato, lei non vira di colore o vira parzialmente e vi dice fallito. Ci sono tanti indicatori di sterilizzazione. Attenzione, quelli che virano soltanto al calore non servono a niente. Il test di controllo deve virare al raggiungimento di tutti e tre i parametri. Poi ci sono i test biologici e qui si apre un bailamme. Perché? Nella normativa 13.060 europea non sono neanche nominati. Le linee guida ISPES dicono che sono facoltativi perché? Perché sono sostanzialmente superflui, io direi addirittura inutili. Però c'è un però. Siccome le normative regionali sopravanzano le normative nazionali, cioè rispetto alla normativa nazionale ed europea, possono aggiungere qualcosa ma non possono togliere, se una regione prevede il test biologico, voi lo dovete effettuare. Punto. Anche se questo ha un significato praticamente nullo. Quindi se la vostra regione ve lo chiede, voi fatelo e basta. A questo punto avete finito la sterilizzazione, usate un sistema di tracciamento e qui devo essere di nuovo molto preciso. Mi viene spesso chiesto, la tracciabilità è obbligatoria? Risposta, no.
La normativa che prevede la tracciabilità del nostro materiale riguarda le grandi e medie strutture e le strutture complesse. Le strutture semplici e gli studi dentistici professionali sono esclusi da questo obbligo. Se però mi chiedete la tracciabilità è opportuna, la risposta è oh sì, 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 e lo ridico da medico legale, e oggi più di prima. E cioè la tracciabilità, in fin dei conti, è un sistema che permette di tenere sotto controllo tutto il processo e di risalire a tutto quello che è stato fatto. Quindi è vero che non è obbligatoria, ma è assolutamente opportuna, e ancora più opportuna oggi che il paziente vi arriverà a dire: dottore, io ho preso il Covid da lei e il nonno è morto. Dottore, mi deve 12 milioni di euro. D'accordo? Non li avrà mai. Già con altri medici legali abbiamo parlato di questo. E dal momento in cui c'è una riapertura è praticamente impossibile che un paziente possa dimostrare di aver preso il Covid nel nostro studio, quando può averlo preso al supermercato, al bar, al ristorante, salutando i nonni e via di seguito. Quindi c'è quello che viene chiamato il criterio di esclusione, non c'è il nesso causale. Nonostante questo, ci sarà comunque qualcuno che vorrà rompervi le scatole. D'accordo? Quindi proteggetevi dal rompiscatole, e se voi date immediatamente la dimostrazione che tutto quello che avete fatto è stato condotto in modo corretto, avete una tranquillità che non avete altrimenti, d'accordo? È una facilità di difesa che è decisamente superiore. Quindi ribadisco che la tracciabilità non è obbligatoria, ma è decisamente opportuna sia per noi stessi, sia per il paziente, sia, e ve lo dico molto esplicitamente, per una protezione medico-legale. A questo punto arriviamo allo stoccaggio. Lo stoccaggio è: mettiamo la busta da qualche parte, può essere messa nella stessa stanza in cui è stata fatta la disinfezione, però in una zona distinta. Esempio, io ho una sterilizzazione cosiddetta in linea, cioè ho 6 metri di sterilizzazione, si parte dal lavello e si arriva, passando per l'autoclave, alla zona pulita dello stoccaggio. Ecco, il lavello e lo stoccaggio sono nella stessa stanza, però sono distanti di 6 metri l'uno dall'altro, in due zone differenti. Non può essere fatto lo stoccaggio sopra il lavello o sopra la vasca ultrasonica, che comunque produce anche quell'aerosol. Quindi io direi che con questo ho voluto rivedere con voi tutto quello che riguarda il protocollo che noi utilizziamo. Come è intervenuto il Covid nel ricambiare i nostri protocolli, specie quelli di infezione crociata terzo tipo, cioè da paziente operatore, e quello che voglio mandarvi come messaggio è: usate quel poco tempo, si spera ormai, che ci è rimasto per verificare che tutti i protocolli che abbiamo messo in atto fino ad oggi siano corretti, tutti i passaggi sono condotti in modo corretto, e a questo punto, se tutto è fatto in modo corretto, viviamo tranquilli, lavoriamo tranquilli, il Covid è una seccatura, ma non è la fine del mondo. Quindi io penso di lavorare in assoluta sicurezza mettendo in atto i protocolli che vi ho detto, ricomincerò appena ce lo permetteranno, e aspettiamo di avere le linee guida che dovrebbero uscire il 30 di aprile, e a questo punto in bocca al lupo a tutti. E vi ringrazio per l'attenzione, e tutte le domande che vorrete farmi io sono a vostra completa disposizione. Se la regia mi dice ci sono domande, buonasera dottore, innanzitutto la ringrazio a nome di Oronda e personalmente per la relazione fatta in maniera eccellente. Veramente fatto un ottimo lavoro, chiaro, semplice, e ha dato delle ottime indicazioni. Grazie di cuore. Ringrazio tutti i partecipanti, siete stati molto numerosi, e adesso sottoporrò le domande che abbiamo filtrato in questo durante la diretta e quelle che arriveranno nelle prossimi minuti. Allora, alcune domande in merito all'aria, gliele elenco tutte e due. Una è: come ci dobbiamo comportare nei confronti dell'aria che viene espulsa dalla nostra unità di aspirazione chirurgica? L'altra è: dopo un'ora di nebulizzazione, siamo veramente sicuri che bastino 5 minuti di finestre aperte? Allora, prima domanda. L'aspirazione chirurgica è molto efficiente nel portare via l'aerosol e la gran parte dell'aerosol, non tutto ovviamente, ma una grandissima parte. Dove scarica l'aspirazione chirurgica? Perché ovviamente è un'area sotto pressione. Il consiglio, vi dico come nel mio studio, perché poi le realtà sono diverse da città a città, regolamento comunale, regolamento comunale. La mia aria viene espulsa attraverso un condotto forzato che si fa a una decina di metri e viene espulsa fuori dall'edificio, dove
io sono al terzo piano, quindi più o meno a 15 metri di altezza, dove di fronte non c'è niente. Però dovete vedere i regolamenti edilizi per poter avere questa possibilità, d'accordo? Ora, c'è anche un'altra cosa da dire. Quell'aerosol, nella stragrande maggioranza dei casi, non sarà infetto, perché è stato aspirato, d'accordo, ma da pazienti che non erano sintomatici, con la possibilità che lo fossero, d'accordo, e questo non va mai dimenticato. Però se passano attraverso un aspiratore chirurgico con tutto quello che ne consegue e col fatto che comunque lui scarica, tutto quello che viene aspirato viene scaricato nelle acque reflue. Quindi io mi preoccuperei molto poco di quello che l'aspiratore chirurgico porta nella stanza in cui c'è l'aspiratore chirurgico. Anzi, vi dico proprio, io non me ne preoccupo affatto, non metterò in atto nessuna precauzione, anche perché ho questo tubo che scarica all'esterno la pressione e il cambio di aria della sala sterilizzazione, della sala macchine, scusate, in questo caso. Silvia, chiedo scusa, la seconda domanda qual era? Dopo un'ora di nebulizzazione, siamo veramente sicuri che bastino 5 minuti di finestre aperte? E qui facciamo la distinzione. Un'ora di nebulizzazione è una prestazione di igiene, perché è una prestazione condotta con turbina o con motore. Un'otturazione, nessuno ha mai fatto i calcoli, io mi dedico anche a questo perché è un cervello malato il mio, un'otturazione di seconda classe richiede circa un minuto e mezzo, tre minuti di strumenti rotanti, che ovviamente non sono continuativi, sono intervallati, ma quelli più o meno sono i tempi. Quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità mette un cut-off a 15 minuti. Aerosol sotto i 15 minuti non sono pericolosi, sopra i 15 minuti più aumenta il tempo, più diventa pericoloso. Allora, sotto i 15 minuti non parliamo di nulla, d'accordo? Anche perché se faccio una prestazione con diga, per esempio una seconda classe che dicevamo, l'aerosol che produco è un aerosol senza virus, non me ne preoccupo proprio. Il problema si pone quale? Nelle prestazioni, per esempio, protesiche, una lematura di molti denti, protesicamente parlando, oppure un intervento di chirurgia ostea resettiva, in cui con ultrasuoni, con frese, devo rimodellare l'osso e produco un aerosol in cui c'è sangue che saliva. In queste prestazioni l'aerosol può durare molto tempo, come anche nell'igiene. Come ci si protegge? Primo, produrre meno aerosol possibile. Come si fa? Va aspirato, sistema, due aspiratori sempre. Qualcuno ha avuto anche l'idea di un imbuto da mettere vicino al paziente che aspira meglio l'aerosol che si forma. Quindi un aspiratore che aspira in bocca al paziente e un altro fuori della bocca che aspira l'aerosol. Quindi l'aerosol che entra in stanza già in quantità decisamente ridotta. Dopo che abbiamo fatto un'ora di aerosol, non è cambiata la distanza a cui l'aerosol è arrivato. L'aerosol era al massimo un paio di metri dal riunito. Si calcola un metro e mezzo, due metri. Quindi quella è l'area che dobbiamo disinfettare con i nostri disinfettanti e la disinfetteremo. E per l'aerosol che è rimasto nell'aria, credo che la domanda si focalizzasse lì, no? Bene, allora, il tempo di apertura della finestra dovrà decisamente essere superiore. E cosa fa il tempo di apertura della finestra? Perché riduce l'aerosol? Credo che nessuno se lo sia mai chiesto. Praticamente è come diluire l'aranciata. Se io prendo un bicchiere d'aranciata e lo metto sotto un rubinetto aperto e apro il rubinetto, l'acqua che entra nel bicchiere comincia a diluire l'aranciata. Dopo 5 minuti io vado a bere l'aranciata, questa non c'è più. O perlomeno qualcosa c'è, ma talmente diluita che io il sapore non lo sento più. Se io ho prodotto tanto aerosol, semplicemente cosa faccio? Aumento il tempo di apertura della finestra. Devo diluire questo aerosol. L'aerosol se ne esce dalla finestra, ragazzi. Non c'è niente da fare. Quindi è il principio di diluizione che conta con l'aerosol. L'aerosol depositato, disinfettato. L'aerosol per aria, cambio di finestra. Ho fatto un'ora di aerosol, quella stanza, dal mio punto di vista, prima di 15 minuti non ci arriva. Bene, grazie delle risposte. Domande ce ne sono moltissime e chiedo ai partecipanti di attendere quantomeno che possa rispondere alle prime, poi eventualmente o faremo un'altra diretta o risponderemo in un secondo momento, perché sto vedendo tante domande, cerchiamo di dare risposte a tutti, cerchiamo di accontentare un pochino tutti. Altra domanda sulle protezioni ambiente. Se non si ha la segretaria, ma normalmente assolve alla funzione di segreteria, la nostra assistente, come facciamo? È un problema. Infatti, questa presentazione dà i principi generali. Poi, ovviamente, ogni studio deve un attimo applicarli a se stesso. Quindi abbiamo lo studio con una poltrona sola,
con il personale che fa segreteria e assistenza, lo studio con due poltrone, quello con tre, quello con 25, sono tutte realtà differenti. Allora, se io ho solo una persona che fa sia assistenza che segretaria, posso agire in due modi. La segretaria divento io mentre lei riordina la poltrona, oppure mi fa assistenza e segreteria, ma l'intervallo tra un paziente e l'altro diventa enorme. Questo ovviamente in presenza di aerosol, perché in assenza di aerosol i tempi di riordino sono sostanzialmente gli stessi che avevamo prima. Quindi credo che la domanda si riferisca alle prestazioni con aerosol, quelle che richiedono più tempo per il riordino e per la protezione e svestizione dell'operatore. Quindi cosa deve fare purtroppo? L'assistente, se fa anche la segretaria, deve svestirsi da assistente, e nel momento in cui diventa segretaria usare il protocollo segreteria, andare dietro al plexiglass col paziente, dall'altra parte del plexiglass, e comportarsi da segretaria col protocollo che abbiamo visto. Poi ritornerà in stanza, disferà la stanza, la pulirà, la metterà in sicurezza e andrà in sterilizzazione. Tutto questo richiede tempi enormi. Quindi il mio consiglio è: tutto questo, tanto il dentista deve aspettare che l'assistente passa la stanza, il dentista si trasforma in segretario. Bene, grazie. Altre domande. Gli schermi in plexiglass anche per la scrivania di ufficio per il medico? Nel mio ufficio non entrano pazienti, quindi non ce l'ho. Io ce l'ho soltanto per la segreteria. Se devo colloquiare col paziente, in questo periodo nella mia testa il colloquio viene in poltrona. Cioè ci sono medici che discutono il piano di trattamento, per esempio, col paziente alla scrivania, e va benissimo, nel loro ufficio. Beh, in questo caso, mascherina entrambi e basta. Perché comunque il medico da cosa deve difendersi? Se ricordate lo schema, dall'infezione crociata di secondo tipo, di terzo tipo, dal droplet. Quindi il paziente può mettere solo droplet. Se ha una mascherina sul viso, non trasmette niente. Gli impediamo di toccare qualunque cosa e comunque ha già disinfettato le mani prima di entrare, quindi il colloquio avviene con due mascherine, una al medico e una al paziente. Si protegge reciprocamente, semplicemente così, necessario e sufficiente, nient'altro. Bene. In presenza di aerosol è necessario cambiare la mascherina, camice, TNT, eccetera, dopo ogni paziente? No, anzi è un errore. In presenza di aerosol, noi utilizziamo la FFP2 e questo è un concetto fondamentale nell'uso, non sono riuscito a dire tutto purtroppo in un'oretta, ma nell'uso delle maschere facciali, come anche nelle mascherine chirurgiche, il concetto di base è: se la togli, non la puoi rimettere. Chiaro? Quindi, se io tolgo la FFP2, che va presa tirandola da davanti, non va presa per gli elastici o mi devo lavare le orecchie tutte le volte, scusate la battutina, se io tolgo la FFP2, la FFP2 non la posso riutilizzare. D'accordo? Quanto dura la FFP2? Allora, c'è un concetto che si chiama LTV, che è la capacità del tempo di filtrazione per concentrazione di agente micometro dell'ambiente per la FFP2. È una prova di test della FFP2, non ne abbiamo parlato perché così entriamo talmente nello specifico che ci mettiamo altre 12 ore. Comunque, questa capacità di durata della FFP2 la porta più o meno a durare 8 ore, diamo una cifra così, continuative. Ma continuative nel senso che se ho messo la FFP2 non la tolgo più. Devo arrivare fino a fine giornata con la FFP2 e quella filtrerà per tutta la giornata. Il giorno dopo dovrò mettere una nuova FFP2. E quella non la posso riutilizzare, perché c'è una cosa che non ho detto, scusate. La marcatura R si trova sia sulle mascherine chirurgiche che sui respiratori facciali, ma ha due significati diversi. La R della mascherina chirurgica significa resistente agli schizzi. Se trovate la mascherina respiratore facciale con la scritta R, significa riutilizzabile. Allora, se la mascherina FFP2 ha la marcatura R ed è riutilizzabile, per riutilizzarla dovete guardare la scheda tecnica della mascherina che vi dice come si fa. Se non c'è scritto niente, la mascherina è monouso. E qui poi entra in gioco tutto il mondo di come faccio a riutilizzare la FFP2 e questo è un mondo a parte perché c'è da dire tantissimo, è stato detto anche tantissimo a sproposito, gli studi in proposito sono un paio, quindi poi se volete parliamo anche di questo. Forse però mi sono perso un attimo la domanda che era, scusa Silvia, te la ripeti un secondo, così vado al punto. Quella che mi hai fatto? La domanda era
in presenza di aerosol è necessario cambiare le mascherine, camici, tiene tutto con ogni paziente. Perfetto. Allora, mascherine abbiamo risposto, perché in presenza dell'aerosol o la FFP2. Se la tolgo non la rimetto. Quindi non è necessario cambiarla, posso continuare a lavorare con quella, ma se la tolgo non la posso rimettere, devo usare un'altra. Il camice va tolto, perché il camice risulta contaminato. Non possiamo entrare nell'altra stanza con un camice contaminato. Quindi quel camice va tolto. Poi se ne può indossare un altro, quel camice può essere riusato se fatto in un certo modo, quello che volete, però ricordatevi il concetto del monouso. Se una cosa è monouso, è monouso. Oggi il monouso, purtroppo, Silvia, ne parlavamo prima di cominciare, lei me lo conferma, è difficilissimo reperirlo per voi che lo producete, figuriamoci per noi che siamo gli utenti finali. Questa difficoltà la stiamo vivendo tutta per il fatto che non viene più prodotto niente nel mondo e quello che viene prodotto viene sequestrato. Quindi sì, capisco che poi qualcuno voglia poter riutilizzare il camice. Beh no, quel camice che ha subito aerosol non va riutilizzato, deve essere tolto e trattato in qualche modo, mutato o trattato. Bene. Altre domande che ha già risposto adesso, però gliela sottopongo perché così ci sia una risposta più chiara che quella che sottopongono anche noi come Euronda. Camici idrorepellenti, impermeabili, FFP2 o chirurgiche, si possono sterilizzare? L'ha appena detto, ma dobbiamo ripetere. Dal cosa comincio? Dai camici, così vado più veloce perché è la cosa più semplice. Allora, non andrebbe riutilizzato, però non si trovano, quindi una protezione dobbiamo darla. Il camice TNT è resistente alla sterilizzazione in autoclave, però voi producete questi tessuti e sapete dirlo meglio di me. Il TNT ha una grammatura, si chiama così Silvia se non sbaglio. Se questa grammatura è inferiore ai 30 grammi per metro quadro, voi mettete il camice TNT in autoclave, lo tirate fuori, si smembra. Non è che si lacera, però comunque ha dei difetti. Non è più protettivo, quindi vi fate del male da soli. Se usate un camice con una grammatura superiore, ha una maggiore resistenza all'utilizzo in autoclave. Quindi, se volete sterilizzare un camice TNT, dovete metterlo in autoclave, facendo prima il Bowie-Dick test, mi raccomando. Quante volte viene autoclave? E dopo una direi basta. Ok? Perché non siete più sicuri che quel TNT sia sia idrorepellente che protettivo. Se non lo è, tutto il protocollo che state facendo diventa pericoloso, toglietevelo questo pericolo di dosso. D'accordo? Quindi, consiglio del camice. E l'altro invece riguardava le mascherine FFP2. Ho già fatto un accenno prima. Se avete la stampigliatura sopra R, significa che è riutilizzabile e a questo punto va riutilizzato secondo le specifiche tecniche di quella mascherina. Dovete prendere la scheda tecnica di quella mascherina che vi dice come si fa per riutilizzarla. Perché il riutilizzo rovina la filtrazione della mascherina. Quindi deve essere testato. Allora, abbiamo visto 3 milioni di metodi empirici, da quello che ha proposto l'esercito spruzzando la mascherina di alcol, a quello che hanno proposto i farmacisti mettendo la bacinella dell'alcol con la mascherina sospesa in modo che i vapori di alcol vadano sulla mascherina a disinfettarlo. Sappiate che proprio di 3 giorni fa è uscita una pubblicazione scientifica in peer review che si è posta questo obiettivo, e cioè come facciamo a utilizzare le mascherine FFP2 in questo momento di necessità dove non si trovano? Cioè, l'obiettivo dello studio era l'FFP2 va buttata. Non ci sono. Come facciamo a proteggere la gente riutilizzandole dato che non ci sono? Quindi è un escamotage, non deve essere pensata come la norma, mi raccomando. Quindi questo studio cosa ha fatto? Ha provato a disinfettarle con alcol. Ha fatto uno studio su tre tipologie di disinfezione. Con alcol, con acqua ossigenata e agli ultravioletti. Allora, intanto risultati preliminari, lo studio non è pubblicato, una peer review, cioè sono già usciti i risultati, ma ancora il comitato di redazione deve pubblicare l'articolo. Perché è già uscito? Perché sappiamo come funzionano i comitati di redazione, se li aspettiamo, leggeremo questa pubblicazione fa 8 mesi, quando non serve più. Quindi già i risultati sono usciti. Cosa dice questa pubblicazione? Che se voi mettete la mascherina sotto raggi ultravioletti, la potete usare una sola altra volta, perché poi i raggi ultravioletti distruggono il filtro. Quindi, raggi ultravioletti, la macchinetta dell'estetista per disinfettare la lametta o della parrucchiera per le forbici, per intenderci, quel tipo di raggi ultravioletti, il fornetto ultravioletti, che non è il fornetto che usiamo noi per i compositi. Quindi, a ultravioletti una volta, alcol 2 volte, quindi 3 volte in totale potete utilizzare, poi il filtro non funziona più. Acqua ossigenata,
vi chiedo scusa, 3 o più volte, ma c'è un ma. Nello studio l'acqua ossigenata veniva spruzzata con un macchinario industriale con tempo, concentrazione, capacità di erogazione controllate. Quindi non è l'acqua ossigenata presa in farmacia mutata così sulla mascherina, quello non va bene. Quindi in questo momento qual è la cosa che possiamo utilizzare? L'impregnazione con alcol. La mascherina va fatta asciugare e poi utilizzata altre 2 volte. La terza volta non filtra più. A questo punto, dato che viene usata solo 3 volte, ci sono altre 2 pubblicazioni scientifiche, di cui la prima usa un metodo semplicissimo, quello che viene chiamato il metodo delle 4 mascherine. Allora, il lunedì uso una FFP2. Torno a casa o nello studio, la appendo allo stendipanni con una molletta. Il martedì uso un'altra, mercoledì un'altra, giovedì riprendo la prima. Il metodo dei 4 giorni. In quei 4 giorni il virus è morto. La capacità filtrante è rimasta intatta perché la mascherina non è stata intaccata da alcol ossigenato ultravioletti e quindi la posso riutilizzare. Per quanto tempo? Le 8 ore sommate a cui posso arrivare con quella mascherina. Di nuovo, non è un sistema da utilizzare, è un sistema da utilizzare se non troviamo l'FFP2. Quarta quindi, pubblicazione. Lei, dottore, cosa farà? Scusi? Lei, dottore, cosa farà? Riutilizzerà le mascherine? Io userò il prossimo metodo che vi dico, che è quello del vapore. E cioè, okay, la mascherina viene messa dentro, nello studio scientifico, viene messa in un sacchetto sigillato, questo viene messo sopra il vapore, pentola che bolle, per essere molto pratici, e dopo 5 minuti la mascherina è riutilizzabile. E questo ha dimostrato che il filtro non subisce nessuna alterazione. Attenzione, di nuovo 8 ore, perché dopo 8 ore di filtrazione il filtro è utilizzabile, ma comunque è intasato. Cioè il filtro ha comunque avuto qualcosa che l'ha tappato, quindi non ne respiriamo più. Quindi nell'ambito delle 8 ore, se io adesso la uso per un'ora e domani quella mascherina la voglio utilizzare, la metto sul vapore perché ha dimostrato che il vapore dopo 5 minuti permette l'utilizzo della mascherina quanto per 8 ore di tempo complessive, senza rovinare il filtro. Quindi, fatto salvo il principio delle 8 ore totali, potete utilizzare l'alcol e avete 2 riutilizzi della mascherina, sempre 8 ore totali. Cioè, se l'ho usata 8 ore, quella è inutile che la mettete sul vapore o sull'alcol, va buttata via e basta. Se l'ho usata 1 ora, la posso usare altre 7 volte da 1 ora se l'ho messa sul vapore. Quindi, per adesso, le pubblicazioni scientifiche sull'argomento bibliografia, ed è abbastanza empirica, tra l'altro, riguarda soltanto i metodi che vi ho detto, non c'è niente. Questo è aggiornato alla data del 28 aprile. Stiamo parlando delle mascherine FFP2. Quindi, fine. Le mascherine chirurgiche, quelle non parliamo, quelle vanno buttate, fine. D'accordo? Quelle non c'è modo di riutilizzarle. Dimenticatevelo, il filtro non regge. Quindi la mascherina chirurgica va buttata. L'FFP2, ok. Ricordatevi che, nonostante le pubblicazioni che vi ho dato, di validato scientificamente non c'è ancora molto. Quindi andate a cercare questi studi scientifici se volete. Se volete ne riparliamo in un'altra occasione. Li trovate dappertutto. Comunque, in ogni caso, ricordatevi, non c'è niente di validato. D'accordo? Bene. Altre domande. Pulizia. Il vapore della classica vaporella a 100 gradi può essere utile in termini generali per lo studio? Allora, distinguiamo le 2 aree. Nelle aree operative, no. Anche se uno pensa di poterlo utilizzare per l'aerosol. Nell'area sala d'attesa, completamente inutile. Tra l'altro, la vaporella, o come si chiama, a 100 gradi, deve essere certo che i 100 gradi per un certo tempo di contatto siano a contatto con la superficie. Mi spiego, se io butto i 100 gradi lì devono starci per un certo periodo di tempo. Quanto? Nella mascherina abbiamo visto 5 minuti. Se qualcuno voglia tenere il vapore piazzato su un punto per 5 minuti per ottenere la morte del coronavirus, può farlo. Si ricordi che la sera chiude a chiave la sala d'attesa, la mattina dopo la riapre, il virus dentro la sala d'attesa è già morto. Quindi, se volete usare la vaporella, usatela. La usate per uccidere un uomo morto. È un po' come dire, se io butto una bomba a mano in sala d'attesa, ho disinfettato la sala d'attesa, sicuramente. Poi vedi tu i danni che hai fatto, perché anche il vapore non è innocuo. Bene.
Grazie. Alcune domande ancora che a mio avviso sono state risposte durante la relazione, però è doveroso rifarle. Il termoscanner è obbligatorio? Sì. Intanto perché è compreso nel DVR dell'Andi, e il DVR dell'Andi in questo momento è il nostro Vangelo, perché è stato rivalidato sulla base delle linee guida dell'OMS e dell'UHO. Quindi il termoscanner sì, ma poi è la protezione per noi. Cioè, se il paziente entra e ha la febbre, e non la misura per uscire, ci entra con la febbre, quello del paziente che dobbiamo tenere come la peste, come la peste. Il paziente che ha la febbre non arriva neanche alla segreteria, si gira su se stesso e esce dalla porta di corsa, non deve mettere piedi in studio proprio. Quindi il termoscan, secondo me, è la cosa migliore che possiate avere. L'altra che vi ho consigliato già è il pulsossimetro, perché spesso è un forte indicatore della possibilità che il paziente abbia il Covid in atto e ancora non lo sappia. È già in ipossia, è uno dei sintomi, dei segni, scusate, che arrivano prima dello sviluppo dei sintomi. Bene. Sciacquo sì, sciacquo no. Ok, dovevo togliere la diapositiva e saltarlo direttamente, che era meglio. Avevo promesso che se me l'aveste chiesto avrei risposto. Allora, lo sciacquo, principio di base, sarà un po' lunga. Abbiamo un'altra ora, Silvia, quanto tempo ho? Allora, vediamo quanto è. Io l'ascolto sempre con piacere, sto ascoltando con piacere, non so i partecipanti. Quando devo chiudere me lo dite. Allora, lo sciacquo va visto in questo modo. Il virus è nella saliva perché è perennemente prodotto dalle ghiandole salivari. Allora, qui ci sono due scuole di pensiero. La prima scuola di pensiero dice: il primo sciacquo, quello che io faccio con la clorexidina, l'ho sempre fatto per abbattere la carica microbica e continuo a farlo. Benissimo, puoi continuare a fare lo sciacquo con clorexidina come hai sempre fatto e va perfettamente bene. Sappi che però, per quello che è finalizzato al Covid, gli hai fatto il solletico. La clorexidina sul Covid non fa nulla, questo deve essere chiaro. La clorexidina è un disinfettante blandissimo, è il più blando tra tutti i disinfettanti più blandi che sono gli ammoni quaternari. Quindi gli ammoni quaternari sono già disinfettanti di basso livello per conto loro, la clorexidina è uno dei più bassi tra quelli di basso livello. Quindi va bene per lo sciacquo in bocca, per l'igienista, prima di cominciare una terapia, per uccidere lo streptococco mutans, ma nei confronti del Covid è nullo. Quindi il protocollo prevederebbe un secondo sciacquo dopo il primo serve quello per cui è sempre servito, il secondo con acqua ossigenata uccide il virus. Quindi un minuto in bocca, poi il paziente sputa in bacinella e sputa una saliva disinfettata dal Covid. Si riappoggia, ha prodotto saliva e il virus è di nuovo in bocca. Quindi questo sciacquo serve a qualche cosa? No. Perché il virus lo teniamo in bocca più o meno nelle stesse quantità di prima, perché è prodotto a flusso continuo attraverso le ghiandole salivari. Quindi c'è chi dice: io faccio lo sciacquo comunque, prima clorexidina e poi acqua ossigenata, perché in ogni caso spero di aver abbattuto la carica virale. Speranza secondo me molto vana. Io faccio parte del secondo gruppo, e cioè io lo sciacquo non lo faccio fare proprio. Perché? Perché tutti voi che mi state ascoltando e siete dentisti generici avete visto che un paziente su due, quando sputa nella bacinella, manda gli schizzi alla finestra e al soffitto. Allora, in questo periodo di Covid, avere schizzi che mi arrivano fino al soffitto non gradisco. Per cui, se devo far fare uno sciacquo per proteggermi dallo streptococco mutans, comunque io monto la mia diga dello streptococco mutans, in questo momento mi disinteresso. Il Covid non ho una prevenzione, quindi fate lo sciacquo e sappiate che con la clorexidina vi siete comunque abbattuti la carica batterica. La carica virale l'avete abbattuta zero. Quindi per me lo sciacquo, ed è mia opinione personale, è bene non farlo. Se ascoltate altri 15 relatori, 7 la pensano come me, 8 la pensano diversamente da me. Quindi qui non vi do una certezza, ognuno ragioni con la sua testa. Bene. Allora, dottore, io le farei altre due domande, di cui una è particolarmente richiesta, poi abbiamo visto ci sono tantissime altre domande che risponderemo un pochino alla volta con l'aiuto del dottore, eventualmente se il dottore si renderà disponibile faremo un altro live, perché vedo che l'interesse continua a essere altissimo. Facciamo le ultime due domande che riguardano il condizionatore, utilizzare l'utilizzatore sì
o no, soprattutto perché stiamo andando avanti verso la bella stagione, quindi temperature più calde, e un cenno sull'ozono. Come okay. All'ultima domanda mi rifiuto di rispondere, perché se qualcuno ha riconosciuto la mia voce, lo sanno tutti, tutto il mondo ormai lo sa, sono io l'autore del vocale sull'ozono che ha fatto il giro d'Italia la settimana scorsa. Però lei sa che il suo vocale ci ha permesso di conoscerci, quindi sì. È stato proprio il suo vocale che ci ha messo in contatto, perché io ho apprezzato il suo stile. I contenuti lascio a chi è più esperto, però io ho apprezzato il suo stile, quindi di positivo c'è stato qualcosa. Allora andrò direttamente sull'ozono, poi passiamo all'altra domanda che mi devi rimettere in mente, che ho già dimenticato. L'ozono. Allora, no, io l'ozono non lo posso vedere, fosse chiaro, per i motivi che ho già esposto nel vocale, e cioè, se io voglio che l'ozono sia efficace, la concentrazione che deve raggiungere nella stanza è elevatissima, e ribadisco quello che ho detto nel vocale, la stanza deve essere sigillata. Questo non lo dico io, ci sono le linee guida ministeriali che lo dicono su come viene utilizzato l'ozono. Perché sia attivo sui virus, servono 4 parti per milione per 20 minuti in stanza sigillata. Se qualcuno di voi si può permettere 20 minuti di stanza sigillata con l'ozono dentro, me lo faccia sapere, vengo a lavorare lì, vuol dire che c'ha 18 riuniti come minimo. Il secondo problema è che questo ozono è altamente reattivo, perché è altamente ossidante. Che cosa ossida? Quello che non è ossidabile come la plastica? No, ma tutto quello che è metallo è ossidabile. Anche l'acciaio inox è parzialmente ossidabile, pur essendo inox. Perché se io lo violento con un'ossidazione molto forte, rovina anche quello. I circuiti integrati nella stanza, perché l'ossigeno è un gas, va ovunque, se io mando ozono sui circuiti integrati dei miei riunito, della mia TAC, io ho un sistema digitale, ho tanta di quell'elettronica in studio, che se la distruggo con l'ozono, forse ho ucciso qualcosa che comunque, ribadisco, sarebbe morto da solo, perché il virus muore per conto suo nell'ambiente. Ma se lo voglio uccidere con l'ozono, perché ho paura che ha girato l'angolo del mobile dietro di me, ha dato dietro l'anfratto, e l'ozono deve raggiungere anche quella zona, usate l'ozono, fate quello che credete, il mio consiglio è l'ozono proprio no, di tutti i sistemi, ma proprio no. È veramente volersi rovinare con le proprie mani per non ottenere un risultato, o perlomeno ottenere un risultato in cui basta davvero aprire una finestra. Perché l'ozono serve soltanto per la paura che l'aerosol possa rimanere in stanza e viaggiando per i corridoi uccidere qualcuno. L'aerosol non viaggia per i corridoi, d'accordo? Quindi l'ozono no, categorico. Io su questo sono categorico. Tra l'altro vi ribadisco, se lo volete usare, parlate col medico del lavoro, perché il lavoratore non può essere esposto a una concentrazione maggiore di 0,1 parti per milione. Vi ricordo che 4 parti per milione è quello che serve per uccidere in 20 minuti un virus. A 0,1 parti per milione per più di un'ora. Quindi poi quell'ozono, qualcuno deve entrare in stanza sigillata, correre e aprire una finestra come se ci fossero i gas tossici, perché si respira quell'ozono, si brucia le vie respiratorie, d'accordo? Tant'è che chi usa l'ozono ha uno scafandro, in questo caso proprio scafandro, e aperta la finestra e lasciarla aperta per il tempo che altri 20 minuti l'ozono si diluisca. Ma in 20 minuti quante volte ho aerato la stanza distruggendo l'aerosol? Quindi, tranquilli, non, a mio avviso, in generale, non serve nessun sistema di sanificazione ambientale. Ci stanno scambiando per le case di cura, le cliniche private e quello che volete. E secondo me stanno spingendo un pochettino commercialmente. Se vi fa sentire tranquilli, compratelo. Ma comprate qualcosa di cui avete discusso col medico del lavoro. Altrimenti un sistema che se voi utilizzate e il vostro dipendente vi dice a me mi bussa la gola tutti i giorni dottore e gli trovate una tonsillite da ustione, perché lo zono ustiona, voi vi trovate veramente dei guai. Ricordiamo un concetto: se io muoio durante il lavoro perché mi sono intossicato con qualcosa, mi fanno i funerali e tutti si dimenticano di me. Ma se la mia dipendente si rompe un'unghia, gli consegno le chiavi dello studio perché mi porta in tribunale e mi rovina. Quindi proteggete i vostri dipendenti, non perché dovete avere paura delle cause medico-legali. Io non ho questo timore, ho delle ragazze meravigliose che lavorano con me. Io le voglio proteggere, queste ragazze. Io sento il dovere di proteggerle. Un sistema ozono nel mio studio non ci entra, ma neanche. Ozono lo eliminiamo. L'altra domanda riguardava, scusatemi.
Come può essere usato il condizionatore? Il tema del condizionatore è stato molto... Parliamo di un condizionatore a ricircolo, immagino. Perché sì, ci sono due sistemi. Quelli che portano l'aria attraverso il tubo in tutte le stanze e hanno un motore centralizzato. E quelli a split, che hanno un motore esterno e riprendono l'aria dalla stanza e la ricircolano. Quindi penso che intendano questo, cioè il classico split che prende l'aria dalla stanza, la raffredda, la filtra e la reimmette. Ok, non ha fatto niente di diverso di quello che ha fatto l'aerosol prima. Non me ne preoccupo. Quello che io farò nella mia attività, adesso per normativa, per la legionella addirittura, che è molto più contagiosa del Covid con questi sistemi, viene richiesta una sanificazione dei filtri due volte l'anno. Quello che io consiglio è fate una sanificazione dei filtri un pochettino più frequente. Punto. Non ci sono cose complicate con questo Covid. Noi ci siamo fissati con l'aerosol. Vi ribadisco, non sappiamo neanche se è contagioso. D'accordo? Fine della discussione. Se ci sono altre domande, sono ancora qua. Benissima, che riguarda sempre la sanificazione dell'ambiente. Ogni quanto tempo bisogna fare la sanificazione dell'ambiente? Allora, o la sanificazione o la sanitizzazione, che sono due cose diverse. Quindi non so esattamente come mi stanno chiedendo, perché poi i termini non sono sinonimi. Perché la sanificazione... Sanificazione. Com'è? Sanificazione. Sanificazione, perfetto. Allora, la sanificazione non ci interessa in realtà, perché la sanificazione, noi la intendiamo come un concetto, ma significa pulire qualcosa con un detergente. Quindi la sanificazione, per esempio, è quello che fa la donna delle pulizie quando con lo straccio e il detersivo per i pavimenti pulisce il pavimento. La sanitizzazione invece è la disinfezione con un disinfettante blanco della stessa superficie. Quindi quando si fa la sanitizzazione, si fa a fine giornata. Non parliamo delle superfici contaminate, eh? Cioè, attenzione, sto parlando delle superfici di transito, il corridoio, la sala d'attesa, cioè la sala operativa, quella va disinfettata, non sanitizzata. Cioè è un livello a crescere, sanificazione, sanitizzazione, disinfezione, sterilizzazione. Quindi la sanificazione va fatta a fine serata con un sanitizzante. Il sanitizzante deve essere un disinfettante blando, perché il virus è blando. Quindi nella sala operativa va fatta la disinfezione, questo non c'è dubbio. Se parliamo di sala d'attesa o nelle sale di transito, la segreteria, il corridoio, il mio ufficio, quello in cui sono adesso, qui va sanitizzata a fine giornata con un disinfettante blando. Bene. Io direi che, visto il tempo dedicato e tutte le risposte che ha dato, di terminare qui. Altre domande che riceveremo le gestiremo, come abbiamo detto prima, individualmente. Poi, dottore, lo sto dichiarando pubblicamente, se lei è disponibile a fare un altro webinar, noi siamo pronti, quindi ci dia già la prossima data con la sua disponibilità. Parleremo io e lei. Sì, con piacere, ma di persona, perché mi direte anche di cosa volete che io parli. Quindi, in base alle domande che sono arrivate, casomai, faremo un'altra chiacchierata informale, magari tipo domande e risposte come queste, se qualcuno gradisce. Assolutamente. Il messaggio di Euronda, motivo per cui l'ho chiamato, era proprio quello di dare informazione in un momento storico dove c'è tanta confusione per tutti, e quindi l'importanza di Euronda era cercare di dare messaggi chiari, semplici, per poter riaprire per voi gli studi dentistici nel modo migliore, con più serenità possibile, e mi sembra che con la sua spiegazione il messaggio sia stato raggiunto e siano state apprezzate le comunicazioni date. Ti ringrazio delle parole, Silvia, perché l'obiettivo era questo: cercare di tranquillizzare un po' una categoria che in questo momento ha una fibrillazione pazzesca. E il mio vocale sull'ozono è uscito perché in quella mattina avevo ricevuto 60 telefonate sull'ozono. A un certo punto ho deciso di rispondere un po' a tutti. Era una risposta tra amici, per carità, lo sappiamo, però effettivamente c'è una paranoia in giro e abbiamo perso di vista i punti principali e quelli focali. Quindi oggi volevo fare questo: riprendiamo i punti principali, svisceriamoli e torniamo a lavorare sereni, per favore, sereni. Bravo. Grazie, dottore. Grazie a nome di Euronda. Grazie a voi. E ci vediamo presto.
Un saluto a tutti, grazie di aver ascoltato fino adesso perché il tempo è stato molto lungo. Grazie tanto. Grazie a tutti i partecipanti a nome di Uronda, a nome mio, che sono Silvia Censi, e ci vediamo prossimamente, purtroppo solo virtualmente, ma ci sarà occasione di rivederci di persona e stringerci forte con un abbraccio che ormai ne abbiamo bisogno tutti. A presto. Grazie.